La storia è nata dal libro di Melania Mazzucco, che appunto si chiama Limbo. Credo che è stato, ci ha colpito tutte e due la possibilità di poter fare un film che racconta i soldati di oggi, ma quel mondo lì che in qualche modo nell'immaginario collettivo cinematografico, ma soprattutto quello televisivo, è stato in qualche modo ignorato. Quindi per me poter interpretare una donna soldato era un sogno nel cassetto in qualche modo nascosto, ma questa storia mi ha dato la possibilità anche di esplorare un aspetto del dopo, nel ritorno alla realtà, come si ritorna alla realtà dopo un'esperienza così forte. E quindi per me è stato molto interessante questo aspetto qua. Beh, per me, insomma, io sottoscrivo quello che ha detto Kasia, per me c'era anche il desiderio di provare a lavorare con lei, che è una cosa che mi sarebbe piaciuta già da un po'. E insomma, vederla misurarsi con una cosa così complessa, difficile come questo ruolo che ha due nature, perché c'è una natura, diciamo, di azione, una natura invece molto più intimista, molto più psicologica, e per me era una bella scommessa. Era la prima volta che facevo un film con una protagonista femminile, quindi Davvero? sì, la storia di una donna è la prima volta, e quindi insomma è Davvero? stato un buon inizio. Davvero? Mi viene voglia di farne degli altri, ecco, Davvero? con lei. Ma diciamo che il cinema oggi è molto condizionato da una, come dire, da un'idea di incasso che di solito si prova a decidere a priori o si pensa sempre di sapere prima, quindi per questa ragione mi sembra che siamo in un periodo in cui i film sono molto fatti in serie, cioè ogni settimana esce un film che sembra che sia già uscito la settimana prima, non c'è una grandissima varietà anche di tipo di racconto. La televisione, se continua su questa, diciamo, linea di grande crescita, forse può consentire di affrontare con le serie più in profondità, diciamo, una serie di argomenti e personaggi. Il film TV, come quello che abbiamo fatto noi, che è un film secco di una puntata, ti consente oggi, con uno scenario produttivo un po' complicato come quello italiano, di provare ad affrontare degli argomenti che magari sarebbe difficile affrontare. Noi questo abbiamo fatto, per il film di guerra non se ne fanno praticamente in Italia, e noi siamo felici e ringraziamo Rai che ci ha consentito di farlo. Guarda, dal punto di vista del lavoro che ho fatto io, per me non è stato molto importante fare lo stretto di riferimento con il personaggio nel libro, nel senso, poi lì io mi faccio guidare dal regista quando arrivo sul set. È stato insomma, uno spunto e ho pensato a una storia fantastica, una storia fantastica da raccontare. Quindi solo questo. In realtà io non avevo neanche finito il libro ed è stata una scelta prima dell'inizio delle riprese. Il personaggio già c'era e viveva di vita sua, non necessariamente poi i film rispecchiano esattamente quello che c'è nel libro, spesso non ha importanza. Io ho già interpretato dei film che erano trattati dagli altri libri che volutamente neanche ho letto, perché o perché mi aveva chiesto il regista, altro, o avevo letto dopo oppure avevo letto qualche anno prima, non stai là a sottolineare le frasi nel libro per poi metterle in scena, no? Mi penso abbastanza la stessa cosa, nel senso che è difficile, cioè, nel nostro caso la scrittura di Melania, Mezzucco, è una scrittura secondo me molto cinematografica, nel senso che lei costruisce libri con una struttura narrativa che si presta molto bene al racconto Quando cinematografico. leggi il libro, questo è un film, Questo questo è già lo senti, no? sì. Già, poi è stato fatto un bellissimo lavoro di riduzione da Francesco Piccolo e Laura Paolucci, che l'hanno reso più compatto, credo, che la storia è, soprattutto nell'ultima parte, molto più articolata. Noi invece abbiamo provato a concentrarci particolarmente sul trauma e sulla risoluzione del trauma di questo personaggio e poi sul tentativo di costruirsi una vita, una piccola speranza con un uomo, insomma, che è quello che in qualche modo rappresenta una piccola luce in fondo a questo tunnel esistenziale. Il libro era diverso, noi abbiamo fatto un
un adattamento e che mi auguro che in qualche modo funzioni. Grazie.